Siamo alla partenza della quinta tappa del Giro d'Italia. Siamo a Catania e facciamo gli arancini. Questa volta classici con i ragù e piselli. Se no si possono fare anche con mozzarella e prosciutto cotto. La quantità deve essere pari 1 a 2. Una di riso e due di acqua. Parmigiano, del burro e un po' di zafferano sciolto in acqua. E lo lasciamo raffreddare. Un consiglio è mettere pellicola di plastica a contatto con il riso, perché così, raffreddando, non creerà una pellicola croccante e fastidiosa. Creiamo una pastella liscia, la facciamo con farina e acqua. Dopo che il riso si è raffreddato, lo prendiamo e lo lavoriamo con le mani bagnate, creando dentro un buco per metterci dentro il caciocavallo e il ragù. Poi lo andiamo a chiudere mettendo un altro po' di riso. Gli stiamo dando una forma a cono tipica dell'arancino catanese. Invece a Palermo la forma è tonda e si chiama arancina. Lo immergiamo nella pastella e lo passiamo poi nel pangrattato. E ora l'arancino catanese è pronto.